Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, ci andiamo a guardare le campi partenti delle sei competizioni previste per la 31ª giornata dedicata al trotto, giovedì 27 ottobre, inizio della riunione alle ore 14:20. E si inizia subito con il centrale, il premio Stati Uniti, una condizionata riservata a indigeni e cavalli di 2 anni, sono in sei a frequentare il campo partenti che dovrà confrontarsi sui selettivi 2200 metri. Partiamo da Erga Omnes Par, che ha un buon secondo posto dietro a un buon riferimento che è Encierro, e ci andiamo a guardare proprio la visione del premio Brasile del 22 settembre, la seconda corsa, una bella condizionata sempre sui 2200 metri, dove Encierro vince. E Erga Omnes Par, proprio nella dirittura di arrivo all'inizio della curva, già inizia la sua rimonta, cerca di prendere la scia di Encierro, e il cronista stesso Francesco Sirchia sottolinea come tra i 2 anni è l'unico che riesce ad avere qualcosa, a dimostrare qualcosa in più rispetto agli avversari. Erga Omnes è l'unica che prova a far qualcosa di concreto. Encierro comunque è in totale controllo. Siamo ai 100 finali. È stata una marcia di trasferimento per l'allievo di Alessio Di Chiara, che mette il suo terzo tassello di questa carriera al secondo posto. Erga Omnes precede Easy Rider Font ed Hermes FC. E su questa corsa rimaniamo perché su Erga Omnes Par abbiamo sentito Lorenzo La Rosa. E allora, la cavalla non ce l'ho io, la cavalla è di Andrea Sessa, quindi la gestisce lui, l'allena lui in concomitanza con Gasparello Verde. Io gli faccio la cortesia per come gliel'ho fatta quando gliel'ho guidata circa 20-25 giorni fa. A me ha dato un'ottima impressione, ottima. Certo, arriva seconda dietro a Encierro, dove Encierro poi ha dimostrato di essere un buon cavallo, facendo un buon secondo posto in un criterium dove la corsa gli è venuta non male ma di più, quindi corsia proibitiva, cavallo che va forte. Quindi la cavalla ha fatto un'ottima nota quella volta che dico l'ho guidata io e veramente l'impressione è stata molto molto positiva. Torno a fargli la cortesia per questo convegno, questa corsa. Io credo che sono sempre puledri, quindi devono maturare e tutto, però è una cavalla che se riesce a trovare uno schema pulito, fra virgolette, penso che possa lottare per la vittoria. E andiamo alla seconda competizione, dove i protagonisti sono gli aspiranti allievi. Saranno nei sulchi di 10 cavalli partecipanti al premio Atlanta. Si va sempre sul miglio, 1600 metri da affrontare, in una corsa che già vede alcuni protagonisti che hanno avuto un ultimo confronto il 6 ottobre. Ci guardiamo infatti l'arrivo di questa competizione che ha proposto Caterina FC come capace di imporsi su Clesia di Risaia, quindi Casper SSM è il numero 1 di Canaletto RL, ma è rientrato discretamente in quella circostanza il numero 1, e adesso con questo buon numero può sicuramente venire avanti. Non possono essere esclusi il 2 e il 6 dello schieramento, il 4, quindi Catch Me Boss, è sicuramente un soggetto che può far bene in questo contesto, scende di categoria. Caos di Girifalco è incline all'errore, rientrato a Palermo ma sbagliando Cecco BF, prova a rientrare Crosa Very Nice. Attenzione al numero 9 e al numero 10 dello schieramento. Commander Daniel, che se non sbaglia ha già dimostrato di saper vincere, e Conquistador B, questo è un cavallo di un'altra categoria che si ritrova in questo contesto, se si ricorda chi è, può vincere facile, peraltro guidato da Mirko Porzio. Sentiamo Lorenzo La Rosa anche su questa seconda competizione, schiera Casper SSM. Allora, intanto Casper sta bene, può essere della partita perché ha un buon numero, è una corsa dove non è molto affollata, è chiaro che è un aspirante allievi, quindi sono dei ragazzi dove hanno poca esperienza e quindi questo ne va tenuto conto. Però il cavallo credo che abbia chance anche di vittoria, venendogli uno schema giusto, uno schema favorevole. Diciamo che quelli che mi saltano più così in mente sono Caterina FC, appoggiata da un buon numero, una cavalla che si presta a partire, è stata sempre tra l'altro messa in primo piano sulla corsa che lei ha fatto, quindi è una cavalla che ci può stare parecchio perché tra l'altro è molto semplice. Assieme al mio, poi
C'è un cavallo che è sempre andato forte, ma che ha avuto qualche, penso, qualche problema caratteriale ed è il cavallo di Zanca. Aiutami, credo che abbia l'ultimo numero, Conquistador B. Un cavallo che a me è sempre piaciuto, cavallo di grandi mezzi, ma che comunque non si è mai espresso al 100%. La terza corsa è invece il premio Los Angeles, una condizionata alquanto aperta con 7 soggetti di 5 e 6 anni al via. Apre Bea del Ronco che è migliorata a Palermo ma deve dimostrare in questo contesto. Brooklyn Bred che a Siracusa ha mostrato di saper vincere meno nelle ultime uscite. Poco e rientra al Mapan. Attenzione a Bohemia Chuck SM che sicuramente è migliorata ma sentiremo Lorenzo La Rosa. Billionaire's Fair, ottime piazze a Siracusa, ci riproverà. Forse un po' inclina all'errore. Brilliant Jet non deve sbagliare e poi c'è Bio Gaspar. Questo è un soggetto di buoni mezzi. Il rientro a Palermo però è mancato di brillantezza. Sentiamo Lorenzo La Rosa. Allora, Bohemia la cavalla bene, le ultime due, la penultima la vince, l'ultima arriva seconda. Quando arriva seconda era un attimino sottotono, che abbiamo poi, vabbè, trovato i motivi, non erano gravi. Comunque la cavalla tutto sommato bene. Io credo che assieme a lei i cavalli che contano in questa corsa siano Billionaire's Fair e gli ultimi due dello schieramento. La quarta competizione è il premio New York, vedrà in sulchi i gentlemen, sono 8 soggetti che competono, sono cavalli di 3 anni sul miglio, potrebbe essere un match tra Depens Club, numero 6 dello schieramento, che può ritornare a vincere in questo contesto, e Donato, che ha fatto bene, benché manca forse di regolarità, però è un cavallo da tenere sott'occhio. Insieme a Desert Storm Ferm, con una buona partenza e piazze da sfoggiare a Palermo, quindi rientrante da luglio Doc Light nel campo partenti figura con poco all'attivo Dixie Jet. Don't Explain ha un brutto numero ma è un soggetto che è arrivato terzo nell'ultima competizione alle spalle di Depeche Club e invece Diva Clemar che ha valide piazze in attivo e proverà a puntare sulla sua forma, sulla sua condizione. Andiamo alla schermata della quinta corsa, il premio Miami, sempre sul miglio abbiamo una categoria F che va in confronto con il numero 1 di Zolder OP, che c'è sicuramente, il numero 2 Anastasia Griff, rientrata e proverà a migliorare, il numero 3 di Umbra, la Siracusa in una proprietà è secondo, a Palermo sbaglia 2 volte, deve rifarsi, Altair, veloce in partenza, un soggetto da non sicuramente escludere in qualsiasi schema, l'ultima vince l'aspirante allievi, era rientrato bene in una reclamare. Poi c'è Vitor, che sappiamo quanto vale, soprattutto regolare da 2 corse dato in progresso, quindi una novità che si è distinta a Taranto e quindi Ayrton EK allievo di Ugenti e quindi Black Mamba Sun che chiude le ultime 2 corse a settembre sono in calo, ne parliamo con Lorenzo La Rosa. Allora, lui è un cavallo che me l'hanno portato da un mese circa. È un cavallo che ci stiamo lavorando sopra se riusciamo a metterlo a puntino perché ha sempre qualche problema di meccanica. Quindi il numero non l'aiuta, ma lo stiamo correndo proprio perché stiamo provando un nuovo assetto. Il veterinario ci ha lavorato dietro, quindi stiamo vedendo un po' a che punto è e se ci sono dei margini di miglioramento. Quindi non credo che di metterlo tra i favoriti. Allora, dicevo che i cavalli che mi saltano in mente sono Vaitor, che ho guidato 2 volte le ultime 2 corse e mi ha dato un'impressione positiva e con questi ci può stare bene. Poi Zolder OP, che l'ho visto sempre correre bene in questa pista, e Altair, che se si ricorda quello che è, un cavallo che può contare parecchio. La sesta competizione è il premio Chicago, 2200 metri da affrontare per una categoria G, sono cavalli di 5 anni e oltre, 10 soggetti al via. Hanno fatto poco nel proprio curriculum, ma ben 5 soggetti che sono Assangson, Sonic, Unico, P, Umberto, ma anche Zoraida Fonte e Zwick del Circeo devono appunto migliorarsi.
Puntiamo il dito su Zonzo, che è rientrato bene a Palermo, ma dovrà dimostrare sempre più affidabilità e soprattutto costanza. Tabor Kaf, che sicuramente c'è, anche se manca di una più stabile regolarità nelle sue prestazioni. Capace di piazza è Vajan Zak, quindi dalla seconda fila Boulan Run, che dovrà spostarsi all'esterno, ma ci proverà senz'altro. E un'altra novità che viene da Taranto, Zaira Font, dovrà dimostrare quanto vale per la prima volta su Siracusa. Sentiamo ancora una volta l'analisi su questa competizione di Lorenzo La Rosa. Allora, senti, per me i cavalli che contano in questa corsa possono essere Vajan Zak, Tabor Kaf. Questi credo che siano i cavalli che possono starci in questa corsa. Per quanto riguarda Umberto, è stato curato, anche se il tempo è minimo e corto, però si è fatto una cura e stiamo ricorrendo per vedere, insomma, se ci sono margini di miglioramento anche con lui. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento con il premio Stati Uniti alle 14:20. Si aprirà appunto il trotto giovedì 27 ottobre qui a Siracusa. Arrivederci.